Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vediamo come interfacciare Helix e non solo con Amplitube 4. Oh, ma ci saranno a piatto il culo questi? No! No! Mica mi sono tanta nota! Si può fare, adesso vi faccio vedere. Ok ragazzi, partiamo a bomba, se no questo video esce troppo lungo. Quindi per prima cosa il collegamento fisico con la pedaliera io lo faccio tramite la scheda audio, quindi uscita pedaliera in stereo, ingresso scheda audio. Voi potete utilizzare anche la pedaliera come scheda audio per quelle che hanno questa possibilità. Questo sistema può essere utilizzato con tutte le vostre pedaliere, quindi qualsiasi marca di pedaliera digitale, ecco perché all'inizio ho detto non solo, perché il concetto di base è lo stesso. Io in questo caso sto usando Helix Floor, però ripeto, potete usare qualsiasi tipologia di pedaliera. Quindi partiamo, prima cosa configurazione e collegamento della pedaliera, dopodiché andiamo nell'editor. In questo caso utilizzando Helix abbiamo l'HX Edit, scegliamo il nostro ampli, io ho scelto una simulazione del Friedman B100, l'ho già caricato e l'ho spostato sulla linea in fondo, poi vi spiego, c'è un motivo anche per questo. Ho preso questo amplificatore perché ci sto lavorando per fare una patch che uscirà sull'altro canale, anzi ve lo faccio vedere, questo è il canale, si chiama The Helix Patch. Chiedo se vi va di iscrivervi e di farlo conoscere, quindi condividere i video, il canale, in modo tale da aiutarmi a farlo conoscere in giro. È un canale dedicato esclusivamente ai sistemi Line 6, come ho già spiegato. Vi lascio comunque in descrizione anche il link al canale, come potete vedere c'è la presentazione e poi ci sono i vari video, man mano li sto caricando con i vari amplificatori. Per ogni video c'è un'esecuzione di un brano o più brani e a fine video poi trovate le tracce isolate di chitarra. Questo, come ho già spiegato, permette di far sentire come la patch lavora sia in un contesto di mix e poi comunque si può ascoltare tranquillamente il suono isolato della chitarra. Bene, torniamo a noi, quindi questo l'abbiamo, diciamo che abbiamo impostato, ho scelto l'amplificatore e impostato la nostra linea. Quindi adesso andiamo sulla DAW, in questo caso utilizzo Logic, però anche qui potete utilizzare quello che preferite. Il discorso è uguale per tutti. Carichiamo una traccia, armiamo una traccia, l'ho chiamato Helix. A questo punto, su questa traccia vado a caricare il plugin Amplitube 4. Caricato il plugin, lo vediamo qui, non vado altro che a spegnere l'amplificatore perché in questo caso non ci serve, ma mi serve utilizzare la cassa, quindi vado su cab, qui ho selezionato la cassa che io preferisco, che è una cassa stile Marshall con coni, vi faccio vedere, greenback e due microfoni che sono, andiamo sui microfoni, che sono un 121 e un 57. Da qui già possiamo notare come possiamo spostare, cioè oltre alla scelta dei microfoni, logicamente perché qui abbiamo una scelta di microfoni che vanno dai dinamici, quindi con una serie di dinamici, condensatori con una serie di microfoni a condensatore e a nastro con tre microfoni a nastro. Io ho scelto quelli che preferisco, che sono il 57 e il Ribbon 121. In più ho la possibilità di utilizzare dei microfoni ambientali, li vediamo qui, oltre poi alla scelta anche del tipo di stanza. Io ho preferito questo tipo di stanza isolata e qui quindi già iniziamo a vedere la prima figata, che abbiamo veramente la possibilità di regolare i volumi dei tre microfoni, quindi sia del Ribbon che del 57 che di quelli ambientali. Qui li possiamo vedere, abbiamo la possibilità anche di pannarli, quindi come possiamo già intuire
siamo molto vicini con questo sistema allo stile che è poi quello dell'OX, ad esempio, oppure del sistema della Two Notes. In più, qui abbiamo anche la possibilità di utilizzare un rack di effetti e quindi aggiungere degli effetti, proprio come se fossimo in uno studio di registrazione e quindi abbiamo la nostra testata, la cassa messa in una stanza separata e microfonata, calfonico, e poi a banco ci andiamo a selezionare nel rack gli effetti che preferiamo. Intanto adesso sentiamo, dopo tutto questa configurazione, il suono base. Auricolari, faccio giusto due accordi, pick up al manico. Al ponte splittato in single coil, andiamo in humbucker, quindi pick up al ponte humbucker. Ok, perfetto, quindi questo è il suono di base con questa tipologia di cassa che secondo me, almeno per i miei gusti, si abbina perfettamente allo stile della testata, che comunque la B100 è una testata che si rifà un po' al suono del Marshall, di un Marshall Plexi, diciamo un po' modernizzato. Ok, adesso però volevo farvi vedere la figata del discorso rack. Qui possiamo andare ad aggiungere gli effetti, quindi che preferiamo. Sicuramente io ho aggiunto un riverbero e lo andiamo a ascoltare. Possiamo aggiungere il delay. E in più c'è anche questa figata di questo effetto che non fa altro che andare a simulare lo stereo, quindi trasforma, diciamo così, il segnale mono in stereo. Perfetto, quindi come abbiamo sentito, da qui possiamo veramente lavorare sul nostro suono in tutti i suoi aspetti. Ritorniamo un attimo sul discorso casse e microfoni. Logicamente io qui ho selezionato questa tipologia di cassa perché è quella che io preferisco, però nulla ci vieta di andare a selezionare altre tipologie di casse. Abbiamo una serie veramente ampia di casse dalle 4x12 alle 2x12, con la possibilità di selezionare gli speaker e i vari microfoni, come vi ho fatto vedere. Faccio ascoltare giusto con una 4x12 V30, sempre con gli stessi microfoni, come il suono cambia radicalmente. Andiamo a spegnere. Ah no, qui in questo preset c'ho soltanto il riverbero, lo andiamo comunque a spegnere e andiamo a ascoltare il suono. Quindi in questo caso abbiamo sentito come il suono cambia radicalmente, perché andiamo anche pur mantenendo gli stessi microfoni, però abbiamo cambiato sia il tipo di cabinet che soprattutto gli speaker,
questo caso abbiamo, come possiamo vedere qui, dei vintage 30, scusate, e quindi logicamente il suono cambia. Poi resta a noi scegliere la tipologia che, di suono che, ecco, più ci piace, più ci fa riconoscere, ci fa esprimere. Logicamente qui abbiamo la figata di poter scegliere, come vi ho già detto, una innumerevole ecco, tipologia di casse di speaker di microfoni. Qui ne possiamo vedere alcuni. Possiamo passare da una cassa stile Fender e quindi abbinargli tramite la pedaliera un amplificatore Fender e utilizzare questa tipologia di cassa. Abbiamo poi una cassa due coni con, ecco, i greenback. Andiamo avanti, abbiamo una cassa stile Fox. In questo caso già troviamo dei coni britannico Nico S, ma ripeto, possiamo customizzare le casse a nostro piacere. Quindi io, per esempio, su questa cassa ci voglio montare degli Nico blu e quindi vado a mettere i coni al Nico blu. Selezioniamo anche l'altro cono, ecco qui che abbiamo la cassa con i due coni identici. Possiamo però anche sperimentare coni diversi, quindi ad esempio sul Royer voglio provare un cono al Nico S e sul 57 lasciare l'al Nico blu e poi andare a miscelare i due suoni tramite il pannello di controllo, dove possiamo regolare i volumi indipendenti dei due microfoni e anche di quello ambientale. Perfetto ragazzi, adesso torniamo su Helix, così vediamo il discorso dello spazio libero prima dell'amplificatore. Quindi, perché ho lasciato lo spazio libero prima dell'ampli? Perché ho immaginato di poterlo riempire con i miei pedali preferiti. Quindi immaginiamo proprio di avere la nostra pedaliera con i nostri pedali e andare a scegliere quelli che dovremmo utilizzare nella registrazione. Anzi, facciamo per rendere più semplice il discorso, immaginiamo che dobbiamo andare in studio di registrazione e quindi ci portiamo il nostro ampli. In questo caso siamo fortunati ad avere una B100 e la nostra pedaliera. Quindi arriviamo in studio, montiamo l'ampli e chiediamo al fonico di utilizzare una cassa con i greenback e quindi, scusate, andiamo qui, immaginiamo che sia questa, e con i microfoni 57 e 121, in modo da ottenere il suono, che è il nostro suono. Quindi il fonico non fa altro che collegare la testata alla cassa, che si troverà in una cabina adeguata, e qua con AmpliTube la possiamo, ecco, simulare con i microfoni in ambiente, i microfoni che gli abbiamo chiesto, anche se di solito i fonici poi sanno come gestire tutta la situazione. Quindi torniamo invece su Helix, abbiamo il nostro amplificatore e la nostra pedaliera che può essere formata ad esempio da un compressore, quindi lo andiamo ad attivare. Da, che ne so, un TS-808. In questo caso possiamo decidere anche di andare a boostare l'ingresso dell'ampli, che già siamo in una situazione di saturazione. Quindi spento. Acceso.
ci possiamo mettere qualche modulazione, ad esempio un tremolo. Possiamo inserirci un flanger. E così via. Diciamo che possiamo creare e scolpire il nostro suono. Quindi la figata è proprio quello. Possiamo gestire tutto quello che è prima dell'amplificatore e dopo dell'amplificatore. Alla fine possiamo chiederci: ma questo discorso come lo possiamo utilizzare? Allora, sicuramente lo possiamo utilizzare in una situazione di registrazione, perché ci facilita, come abbiamo visto, perché ci facilita, come abbiamo visto, la scelta del cabinet dei microfoni e degli speaker anche. Cosa che invece è più complicata se lo stesso discorso lo dobbiamo fare con gli R, con l'impulse response, perché mentre qui abbiamo la possibilità di andare manualmente e in maniera rapida a selezionare i microfoni, a spostare, quindi a decidere la posizione dei microfoni, a regolare il volume, quindi la combinazione dei due microfoni e il volume dei due microfoni, a selezionare rapidamente il tipo di cassa, il tipo di speaker, eccetera. Con l'IR la faccenda si complica un po', nel senso, come sapete, come vi ho già detto in altri video, la selezione dell'IR è un po' più complicata, nel senso che noi ci troviamo, se vogliamo essere pignoli, ci troviamo di fronte a un'infinità di file, infinità di file che rispecchiano logicamente l'immagine di quello che è lo speaker, il microfono e la posizione del microfono. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere i video così condividiamo questa passione, di farvi un giro sul secondo canale, se vi va iscrivetevi anche lì, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, se così fosse è gradito sempre un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video.